Salve, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a rispondere a una domanda allucinante. Consumo olio BMW N47 di 20A. Abbiamo risolto il problema dopo il cambio turbo? Oggi proveremo a darvi una risposta. Ho dovuto aspettare tanto a fare questo video perché ho preferito far passare 10.000 km, ovvero il tempo, l'intervallo di tempo tra un tagliando e un altro dopo la sostituzione del turbo. Tutti i dati alla mano li abbiamo scritti, ce li abbiamo. Adesso vediamo di sviscerare leggermente tutto l'argomento. iPad alla mano, leggiamo tutto quello che ho scritto in questi mesi: consumi dell'olio, come è proceduto il consumo, se ci sono stati dei picchi o meno, qualità dell'olio, che olio ho usato, che turbo ho montato e l'utilizzo della macchina in questo periodo. Apriamo il cofano, vi metto sul cavalletto e iniziamo a sviscerare tutto l'argomento. Ok. A questo punto, iPad alla mano e andiamo a sviscerare tutto quanto l'argomento. Per chi fosse nuovo del canale e capita qua per la prima volta, riassunto breve di tutta la situazione e le vicende di questo bel motorino qua, N47 di 20A. Allora, come l'ho comprata ormai un anno e mezzo fa e la bellezza di quasi 30.000 km fa, consumava tantissimo olio. Dopo che abbiamo risolto tutte quante le perdite, ormai le scuse non erano più presenti, quindi doveva per forza consumarlo da qualche parte. Il consumo medio si aggirava sui 700-1000 km con un chilo di olio. Ricordiamo che prima di queste prove stavo usando Castrol 530 e l'L04. Il consumo era parecchio elevato, 700-1000 km. Ho fatto una successiva prova, ho provato a pulire la membrana del recupero vapori olio che sta sul coperchio punteria, c'è anche un video sul canale. Da quel momento in poi il consumo è migliorato tantissimo, passando circa da 700.000 km a circa 3.000 sempre con un chilo di olio. Tuttavia il consumo era ancora elevato. Ho fatto d'estate, l'anno scorso, il cambio gradazione dell'olio e anche di marca, passando da Castrol 530 a Motul XCES Gen 2 540 specifica BMW LL01. Un olio, diciamo, un pochettino più performante che resiste meglio alle alte temperature e tutto quanto. In contemporanea, in quel periodo, ho anche comprato l'OBD con Beamerlink. Ed era possibile vedere due piccoli dettagli molto importanti. Col 530 arrivava facilmente a 130 gradi, 125-130 gradi di olio. Con 540 la situazione è migliorata tantissimo, passando da appunto 130 gradi, 125 gradi a un massimo che ho registrato di 110-112 gradi con un'annessa migliore prestazione dell'olio. La situazione è andata notevolmente a migliorare perché col passare del tempo sono passato appunto dai 3.000 km circa, comunque non costanti, c'erano punti in cui ne consumava di più, punti in cui ne consumava di meno, a un consumo circa stabile di 4.000 km massimo con un chilo di olio. A questo punto ho continuato a usare la macchina finché ho iniziato a notare dei piccoli problemi, ovvero tantissima presenza di olio all'interno della turbina, soprattutto nella girante fredda. Un po' di olio è normale da recupero vapori, ma veramente lì ce n'era tantissimo e quando la macchina era in moto proprio si vedeva che sputava tanto olio fuori dalla girante. Tutto questo si è mischiato a un ulteriore problema, ovvero la presenza di pallini di olio nel cofano in prossimità dello scarico. Piccola parentesi, io sin da prima di fare questa modifica avevo lo scarico completo da un pipe libero e tutto lo scarico libero, quindi qualsiasi cosa esce da lì arriva per forza dietro. Si notavano anche questi pallini, sino a che un giorno, che è un giorno di circa, mi sembra fosse dicembre, abbiamo avuto un piccolo problema. Ovvero, stavo facendo un passo di montagna, ero con tre persone in macchina, non stavamo correndo in realtà. Mi fermo a fare due fotine al volo, come risalgo in macchina sento che la macchina è strana, non ne ha, non cammina, a parità di pedale dell'acceleratore. Non ne aveva, non camminava, sembrava seduta, sembrava stanca. Al che decido di mano a mano di aumentare la pressione sul pedale per, insomma, accelerare un pochettino senza correre. Al che mi accorgo di un piccolissimo problema, una nube bianca dietro, ma proprio forte, cioè avevo il sole dietro e gli occhiali da sole l'ho vista dallo specchietto. Mi sono spaventato perché ero comunque in un passo di montagna, lontano da casa, lontano dalla civiltà, se si può dire così, perché comunque non avevo grandissimi appoggi in quella zona, e decido di fermarmi. In quell'esatto istante ho deciso di comunque continuare fino a raggiungere una piazzola di sosta abbastanza tranquilla. La macchina ha consumato tantissimo olio, circa, me lo sono segnato qua per essere tranquilli, 500 grammi in 3 km. Insomma, ha bruciato
una marea improponibile di olio. Meno male che avevo una canica dietro. Non era piena, ma comunque un po' di olio ce l'avevo. Il rabboccato mi ha permesso di arrivare a casa. Da quel momento in poi la turbina inizia a fare rumori sempre peggiori. Uno sbuffo pesante, quasi di un gufo investito, praticamente tipo su, fisso. Come se stesse mano a mano crepando, morendo. La pressione non era più costante, le prestazioni erano altalenanti e si faceva sempre questo rumore che era allucinante. A quel punto ho deciso di fermare la macchina. Fermare la macchina perché potevano causare diversi problemi. Se poi avessi avuto la rottura completa del turbo avrei rischiato sicuramente l'autocombustione perché avrebbe sputato in aspirazione come se non ci fosse andato mai. Decido di fermare la macchina e cambiare il turbo. Ho cambiato il turbo con un turbo maggiorato by Turbo Flash TFS260. Turbina maggiorata che comunque si sta comportando allo stato attuale benissimo. Poi se volete un video specifico sulla mia esperienza col turbo lo faremo più avanti. Quindi monto il turbo ufficialmente nel periodo di dicembre e sono passati ormai svariati chilometri e soprattutto dopo che ho montato il turbo ho rifatto il tagliando esattamente il 2 febbraio 2023 e l'ho poi rifatto il 27 maggio 2023 con 10.000 km percorsi di intervallo. Ho voluto volontariamente aspettare tutto questo tempo per fare questo video per avere un consumo dell'olio regolare, cioè per avere più che regolare un punto di riferimento tra tagliando e traiando, specificando che comunque lo faccio ogni 10.000 km massimo. In questi 10.000 km percorsi ho proceduto così. Per il tagliando ho usato di nuovo il Motul 540 XCS Gen 2, specifica BMW LL01. Come ho fatto il tagliando? Diciamo che dentro alla fine sono entrati circa 5,8 kg, 5,9 kg di olio. Durante questo periodo il consumo è stato abbastanza regolare, l'utilizzo della macchina è stato misto. La usavo prevalentemente per andare al lavoro, facevo tanti chilometri, circa 500 km a settimana, all'incirca infatti ci siamo mangiati 500, cioè 1000 km in poco meno di 3 mesi, dove la macchina faceva un uso misto, ovvero quasi tutta la settimana era tranquilla, comunque una tirata al giorno o comunque una tirata dedicata almeno nel fine settimana veniva fatta tranquillamente e il consumo era regolare, ovvero io controllavo la stina dell'olio una volta a settimana e la discesa era perfettamente regolare, scendeva pochissimo per volta, comunque un po' scendeva, diciamocelo chiaramente, un pochettino comunque l'olio scendeva, ma era regolare. Nonostante io facessi magari una tirata più spinta dell'altra, la discesa era costante. Ho fatto un paio di foto nel periodo, qualcosa se riesco ve la faccio trovare, ma purtroppo sono foto di qualche bel mese fa. E soprattutto anche il colore dell'olio era perfetto. La gradazione 540 si stava comportando benissimo, perché a differenza del 530, che tendeva quasi subito a bruciarsi, viste le alte temperature che raggiunge l'N47, non di acqua, ma di olio, il 540 non si è bruciato, è rimasto sempre molto molto pulito come olio, grazie a Dio. E comunque il consumo è rimasto regolare. Arrivati all'alba dei 6.000 km, ho effettivamente rabboccato il primo chilo d'olio. Quindi possiamo dire che dopo la sostituzione della turbina e un uso della macchina misto, quindi correndo, non correndo, scannando e usandola tutti i giorni, il consumo si è assestato in maniera stabile, circa, a 6.000 km con un litro. Che partendo dalla mia situazione iniziale, dove ne facevo 700 km con un litro, è stato un cambiamento non epocale, di più. È stata una svolta. Ho risolto praticamente, non dico tutto il problema, perché è impossibile dire che ho risolto il problema, però sono riuscito ad arginare veramente tanto il consumo, rendendo una situazione umana. Cioè adesso io mi posso permettere di uscire senza avere il pallino o l'ansia di dover controllare comunque il livello dell'olio la mattina, tutto il giorno, perché pure che ne abbia consumato troppo. È diventata una situazione che, considerando anche l'uso che ne viene fatto, è stabile. Quindi, ho rabboccato il primo chilo dopo 6.000 km, portando il livello della stina praticamente al massimo, e poi ho usato la macchina per i restanti 4.000, perché ricordiamoci che tanto faccio un tagliando ogni 10.000 km. Quindi si può dire che, innanzitutto, nell'arco del tagliando, io ho rabboccato un chilo d'olio una sola e una sola volta. Successivamente a questo rabbocco dei 6.000 km, ho diciamo usato la macchina un pochettino di più, perché il periodo si è leggermente liberato, gli impegni sono diminuiti, quindi diciamo che lo sfizio di usare la macchina di più per divertirsi aumentava sempre di più. Ho macinato la bellezza di più o meno 4.000 km in neanche 2 settimane praticamente, passi di montagna, litorani, insomma usando la macchina tanto, e non tanto perché dico che ci ho fatto tanti chilometri, ma usandola al 100%, quindi non le ho risparmiato in nulla. Mi volevo divertire, qualche traversino, qualche rev ogni tanto, qualche tirata, un pochettino tirata.
l'ho usata senza nessun tipo di ritegno in questo periodo. Il consumo dell'olio è aumentato leggermente, ma nemmeno tanto, passando dai circa 6.000 km a circa 5.000. Ma arrivati a 5.000 km il problema ormai non mi si era più posto, perché banalmente io sono arrivato al momento in cui dovevo fare il tagliando, che ho tirato fuori dalla coppa circa 5 kg praticamente di olio, 4,8 kg, 5 kg, che praticamente è esattamente il livello del minimo. Quindi possiamo tirare le nostre conclusioni fondamentalmente, che in un uso misto della macchina, usandola tutti i giorni, qualche scannata ogni tanto, o comunque divertirsi ogni tanto con questa gradazione dell'olio, il consumo è stabile sui 6.000 km con un litro. Se invece consideri un utilizzo leggermente più spinto, anzi molto più spinto, quasi al limite della macchina, il consumo è sui 4.000 km, 4.000-5.000 km con un litro. Il problema l'ho risolto? Si può dire quasi di sì, considerando che comunque faccio un tagliando di 10.000 km, rabboccare una sola volta, in confronto a prima che in un tagliando di 10.000 km dovevo rabboccare 10 volte, 8 volte, perché mettevo un litro ogni 1.000 km, tenibile a livello economico. Un chilo oggi, un chilo domani, un chilo dopodomani, insomma, il costo di gestione inizia a essere leggermente più elevato. In conclusione a ciò, in che condizioni l'N47 tende a consumare più olio rispetto ad altre circostanze? In un uso misto il consumo, come vi ho detto, è regolare. In un uso un pochettino tanto più spinto si aggira tra i 5.000, tra i 4.000 e i 5.000 km, mentre ci sono due condizioni in cui consuma, diciamo, leggermente di più. E sono due condizioni strane, ovvero innanzitutto quando l'olio arriva tra circa 110, tra i 105 e i 110 gradi, in quella situazione tende a consumarne leggermente di più. Però non è solo ci prende quella temperatura e poi si raffredda, ma è il mantenere quella temperatura per una grande quantità di tempo, ad esempio in autostrada. In autostrada, se avete un piedino leggermente più pesante, mettete il cruise, che so, parlo del cambio manuale perché posso parlare della mia esperienza, a circa 150-160, i giri si aggireranno circa tra i 2005 e i 3000, ok? In quel regime lì. Ecco, mantenere l'N47 in quel regime di rotazione per circa un'ora, un'ora e mezza, o comunque farci tanti chilometri sopra, dove l'olio tende a scaldare e a mantenere quella temperatura, quindi superiore ai 110 gradi di sicuro, in quella condizione tende a consumarne leggermente di più. Non sto parlando di un cambio enorme se tu vai a controllare la stina prima e dopo il viaggio, ma comunque un consumo leggermente superiore. Diciamo che nel totale forse leggermente può incidere. Ovviamente dipende dalle condizioni che fate, fate le vostre considerazioni. In sintesi, per tutti quelli che mi hanno chiesto, l'hai risolto il problema, l'hai risolto il problema? Per la mia esperienza ti posso dire di sì. Non al 100% di sicuro, ma l'ho arginato veramente, veramente tanto, andando a cambiare il turbo. Poi che sia un turbo maggiorato, un turbo revisionato, il problema questo non si pone. Sta di fatto che comunque il mio turbo, prima di fare la situazione, stava veramente sputando tanto, tanto olio. Detto ciò, se avete altre curiosità inerenti al consumo dell'olio, c'è quasi una playlist dedicata sul canale con tutte le vicende che sono successe per il consumo. È tutto quanto. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualche domanda, qualche consiglio o banalmente la vostra esperienza, che secondo me può essere molto utile, scrivetela sotto nei commenti. Sarà utile non solo a me, ma soprattutto a tutti quelli che finiranno sotto questo video per controllare e verificare qualche possibile causa del consumo dell'olio. Se avete piacere di seguirmi e comunque magari scoprire ancora qualcosa di più della mia macchina, che ricordiamo è un 120D E81 con turbina maggiorata da un pipe libero, scarico completo, EGR off, defap, swirl off, rev limiter, launch control, 243 cavalli e 490 Nm di coppia, vi possa interessare? C'è una playlist intera sul canale dove vi porto mano a mano tutte le modifiche che sono state fatte durante tutto questo periodo e tutti questi chilometri che ci ho percorso sopra. Detto questo, date le nostre conclusioni, se avete piacere iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!